Chi sta rubando la fidanzata? Grandissima richiesta, nuovi gameplay. Giocheremo a dei giochi stile Scary Teacher e anche con l'ex marito, ex fidanzato di Scary Teacher. C'è un nuovo livello di San Valentino e anche mamma virtuale che vi è piaciuto tantissimo. Quindi mettetevi comodi e continuiamo il gioco di che personaggio dei videogiochi sei. Questa volta abbiamo dei personaggi diversi. L'altra volta, se non avete partecipato al gioco, funziona così: lasciate un mi piace qua sotto e l'ultima cifra del mi piace corrisponde al personaggio che siete qua. Quindi, ad esempio, se voi lasciate un mi piace, il vostro mi piace è il numero 1056, l'ultima cifra è il 6, quindi voi siete il 6. Quindi cliccate mi piace, vedete a che personaggio corrispondete e scrivetelo nei commenti. Prendete i popcorn, mettetevi comodi, alla fine del video scriveteci qual è stato il vostro gioco preferito. Se non mi seguite su Instagram ancora, andate a seguirmi, il nome è Anita Stories, e iniziamo subito con il primo gioco. Il primo gioco si chiama Scary Evil Teacher. Praticamente sembra una sorta di copia di Scary Teacher. Vedete, quella è una Scary Teacher un po' diversa. Secondo me però è vestita meglio rispetto a Scary Teacher. Poi qua possiamo scegliere il personaggio. E questo è lo stesso di Scary Teacher, sì. Nick, però questa non è Tani. Primo scherzo: metti un regalo, immagino per questa finta Scary Teacher, all'entrata della porta. Ah, lei si chiama Miss Julie. Distruggerei la giornata con questo regalo scherzo. Eccola! Vediamo che sta facendo. Beh, la faccia è un po' arrabbiata, sì. Vediamo un po' com'è la casa di Miss Julie. Anche lei ha una casa enorme, tipo quella giardino. Di Scary Teacher. Allora, c'è scritto che devo trovare il regalo vicino all'entrata. Forse ecco. Questo. Preso la scatola, ora la devo mettere vicino all'entrata. Qui. Prima di essere scoperto da Scary Teacher. Sì. Ok, messo, ora devo suonare il campanello. Devo scappare. Prima che arrivi. Ok, lei sta uscendo. Scappiamo. Vediamo. Poverina. Allora, Miss Julie si sta addormentando, quindi mettiamo un po' di formaggio nel suo letto. Così arriveranno i topi. Eccola, vediamo, sta andando a dormire. No, Miss Julie, lo scherzo. Vabbè, Scary Teacher falso. Ok, ma hai visto come stava dormendo? Così dritta. Dorme il lato del letto così. Allora, dobbiamo trovare il formaggio al piano di sopra nella cucina. Che bella casa che ha Miss Julie. Wow. Guarda, c'è l'immagine di un teschio nel radar sopra. In questo gioco stile Scary Teacher, invece di avere la camera sulla maestra cattiva, abbiamo la camera tipo un radar con la mappa. Lì c'è il teschio, penso che il teschio sia dove la maestra. E quindi, scappa. Sta arrivando. No, ma l'hai svegliata, adesso come facciamo? No, l'ho svegliata io. Oh no, mancano solo 8 secondi. Sta scadendo il tempo, no. Devo... Perdiamo. Sto andando alla parte sbagliata. Ma quanti salotti ha? Aiuto, no, ho finito il tempo. Ok, sta riniziando. Schippa che non voglio rivedere le sue mutande. Lei è già lì. Aiuto. Non ci ha visto. Sta andando a dormire. Ma non stava già dormendo? Dai, sbrighiamoci, prendiamo il formaggio. E dobbiamo andare a trovare la stanza. Attento che lei mi sa che sta ancora vagando nel corridoio. A giudicare dal teschio. Nel radar c'è il teschio, quindi lei si sta avvicinando qua, penso. Dici? Magari sta dormendo. Vai piano. Vai, mettilo. Messo. Ok, scappa. Non ci devi far scappare. No. Forse ce l'ho fatta! Aspetta! Non credo che lì sei tipo hai saltato e l'hai scavalcata! Sto arrivando! Sa che cucina strana! Speriamo che ora lei torni là in camera da letto e ci casca. Devo scappare però dalla casa! No, devi uscire fuori dalla casa! Sì. 30 secondi!
Proviamo, dai, proviamo a scappare. Puoi farcela, se sei riuscito a scavalcarla. Puoi farcela scappare. Via, via, via. Ah, l'hai sorpassata. Non ce la faccio ad uscire. Difficile. Ecco, eccola qua. Ce l'ho fatta per un pelo. Nei piedi. Scherzo, mi sono dimenticata di dirvi alla fine del video, scriveteci qual è il gioco che vi è piaciuto più di tutti e magari diamo un gioco da 1 a 10. Diamo un gioco da 1 a 10. Diamo un voto da 1 a 10 a ogni gioco anche. Allora, il prossimo scherzo: Miss Julie sta dormendo nella sua stanza, ma sta sempre dormendo. Devi prendere uno scheletro dalla stanza. Eccola, eccola, sta nuovamente andando a dormire. Comunque questo scherzo è cattivissimo, mettere lo scheletro nel letto, cioè che spavento. Speriamo che non ci mostri le mutande anche questa volta, vediamo. Ma quanto è lenta a camminare. Allora, lo scheletro è al piano di sopra, andiamo senza farci scoprire. Eccola, eccola, sta andando in camera da letto. Ma che è successo in questa stanza? Eccola qui lo scheletro. Scary Teacher si è arrabbiata, ha smontato tutto. Questo scheletro perché è rosso? Ma soprattutto, che cosa ci fa uno scheletro in casa sua? È una maestra di scienze e magari ha lo scheletro dentro casa, no? Speriamo sia questo il motivo. Dov'è? Qui. Stai seguendo, ma okay, vai, okay. Vai in camera sua. Sempre in camera qui, giusto? Ecco, ecco lì qua, nel divano. Ora devo scappare, scappare. Lei dov'è? Scappa. Wow. Aiuto. No, non ti far prendere. Non mi fa aprire la porta. Aiuto, scappa. Mi ha preso. No. Ok, abbiamo ricominciato il livello. Abbiamo già preso lo scheletro. Speriamo di riuscirci questa volta. Aiuto. Uffa. Sta per scadere il tempo, dobbiamo sbrigarci. Non se ne è accorta, siamo dietro di lei, non se ne è accorta. L'abbiamo messa. Scappa. Molto ce la facciamo. Eccola. Ma che sta facendo? Bene, dice che abbiamo completato il livello. La sua reazione era un po' strana. Così. Che voto diamo a questo gioco? Io gli do un 8 perché secondo me è divertente comunque che fai gli scherzi alla maestra, anche se non voglio vedere le mutande della maestra. Effettivamente. Io gli do un 7, dai, e alla fine era carino. Prossimo gioco, sì. Grandissima richiesta, torna Virtual Mom, la mamma cattiva virtuale, vediamo. C'è scritto, c'è un cucciolo fuori dalla casa, sì, devi andare visto. Fuori e giocare con il cagnolino. No, vediamo l'ora, andiamo. Eccolo, che carino. I think I'm studying too much. I deserve a break. Allora, il bambino ha detto che il cane lo sta guardando e sta pensando, anche il cane pensa che ho studiato troppo. Ho bisogno di una pausa. Andiamo a giocare con il cane. Stiamo attenti alla mamma virtuale, perché secondo me si arrabbierà un sacco adesso. Eccola. Eccolo, ci può portare. Andiamo a portarglielo. Okay. Sono felicissimo. Andiamo. Wow. Siamo riusciti a scappare dalla mamma cattiva virtuale. Che carino. Ciao. Oh, che carino. C'è una stanza dei videogiochi al piano di sopra. Devi andare dove c'è l'Xbox e giocare a qualsiasi gioco. Sono sicura che la mamma virtuale si arrabbia adesso. Vediamo. Stiamo già giocando. Ok, stiamo giocando. Eccola. That Xbox is for all of us to use, honey. Why don't you go study and maybe I'll let you play it later. Ok, lei ha detto che prima dobbiamo andare a studiare e forse dopo ci farà giocare. Dice di andare al piano di sopra e giocare lo stesso. Non c'è problema, questa volta si arrabbia. Qualcuno sta entrando. No! Hey, what are you doing here? Ci ha preso! Ok, via libera, vai! Sbrigati! Via! Allora, dobbiamo andare su nella stanza dei videogiochi. Sì, prova a entrare da qua. Mica non c'è la mamma virtuale qua. Ecco, c'è una chiave. Oh, abbiamo bisogno della chiave, sì. Wow. Sì, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo bisogno del joystick. No. Lo dobbiamo trovare. Ah, lei è lì, perfetto. Aiuto. Non ci ho visto. Eccolo qui. Sì, l'abbiamo trovato. Preso. Ok, possiamo salire su a giocare adesso. Attenti. Scappa. No! Ciao, Paige!
Abbiamo ripreso il joystick, rifatto il livello. La porta è chiusa. Questa è la nostra cameretta. Sembra che lei non ci sia. La chiave. Ce la facciamo. Ok. Quanto si arrabbierà ora che ci vede giocare. Allora, dobbiamo accendere l'interruttore. Ecco. Vediamo. Sì! Fatto! Prossimo livello. Dobbiamo andare nella stanza dei giochi e giocare a biliardo. Wow, i fumetti. Eccola. Jeff, how do you expect to get anywhere in life if you don't study? Oh, no, vabbè, che cattiva. Ha detto, come ti aspetti di avere successo nella vita se non studi? Ecco, la trovate. Sì, così okay, possiamo giocare. Quanto si arrabbierà adesso? Allora, adesso dobbiamo stare super attenti perché qui c'è il padre. No, abbiamo bisogno di trovare la chiave. No. Forse è questa. Vediamo. Oh, è lì, è proprio lì. E allora noi usciamo di qua, così usciamo dall'esterno e entriamo dalla finestra. Bene, ottimo. Allora, se non sbaglio, avevo visto una scala qui, vediamo. Presa la scala. Vuoi entrare con la scala? Eh sì, ottimo. Così almeno entriamo da qui direttamente. Questa volta non ci beccherà la mamma virtuale o il padre virtuale. Sì! Fatto! Ce l'abbiamo fatta, vediamo se ci scopre lei. No, ce l'abbiamo fatta! Sapere se volete che continuiamo con i prossimi livelli, la mamma virtuale, ma ora passiamo all'ex fidanzato o ex marito di Scary Teacher, Scary Robert. Prossimo gioco, l'ex marito o ex fidanzato di Scary Teacher. Sì, perché Scary Teacher ha avuto un sacco di fidanzati. Vediamo. Abbiamo l'edizione di San Valentino anche per Scary Robert. Vediamo un po' com'è questo scherzo. Allora, dice di rovinare l'appuntamento di Felix e Lester. Eccoli. Oh, questa è la sua nuova fidanzata. Si è innamorato. Hey boss, meet my girl Dina. Ain't she lovely? Lester, go fetch me a drink now. Chi sta rubando la fidanzata? Si è arrabbiato. I'll impress her with my famous pie. Allora, che cos'è successo? Uno dei ladri, non so se si chiama Lester o Felix, comunque quello è l'ex marito di Scary Teacher. Se Scary Teacher vedesse che ha una nuova fidanzata, chissà come reagirebbe. Comunque ha portato a casa la nuova fidanzata e l'ha presentata al suo amico. Solo che il suo amico si è innamorato della sua nuova fidanzata e gliela vuole rubare. E quindi le stava tipo cantando una canzone. E lui ha detto, si è arrabbiato e ha detto... What? Si è arrabbiato e ha detto, bella, la impressionerò cucinandole la mia torta speciale. Quindi noi ora dobbiamo fare uno scherzo a questi due ladri. E cioè, dobbiamo prendere questo tavolino. Poi dice di restringerlo. E allora, per restringerlo, la matrice. Oh no, abbiamo preso la scossa. No. Ok, abbiamo ricominciato. Oh, che bello questo parco giochi fuori. Wow, bellissimo. Loro fanno delle cose strane. Se guardate la camera di sicurezza, loro stanno sempre facendo qualcosa di strano. Oh no! Allora, che cosa dobbiamo fare? Abbiamo sbagliato prima. Stavamo mettendo il topo finto, il topo pupazzo nella lavatrice. Solo che dovevamo prima unire il cavo con lo scotch. Eh sì, quindi altrimenti la prendiamo la scossa. Mi sa che sono arrivando perché sento un rumore strano. Che ansia con questa musica di sottofondo. Muto. Allora, per prima cosa, allora sistemiamo il cavo. Che in effetti qui. Perché c'è questa musica ansiosa di sottofondo? Ok, abbiamo messo abbiamo il cavo. E ora possiamo mettere il pupazzo nella lavatrice. Mi sa che stanno arrivando, sbrigati. No. Oh sì, è qui. Fammi chiudere la porta. Chiudi la lavatrice. Ok, lavato. Non so perché. Ma perché dobbiamo restringere il topolino? Non capisco. Perché era troppo grande. Così adesso lo possiamo nascondere meglio, forse, no? Ah, ok. Ok, siamo in cucina. Allora, dove lo mettiamo? Nella torta. Quindi l'ha già fatta la torta. La torta è qui. Però abbiamo bisogno di un coltello. Anzi no, prima lo sporchiamo. Che ansia con questa musica. Dobbiamo anche trovare il coltello, però. Aiuto. Okay. Dove lo stai cercando? In giardino. Allora, voglio fare. Ma che? Hai preso della terra?
terra. Vuoi venirla con della terra, sì, la torta? È con del latte. Cattivissimo. No, praticamente sto utilizzando il latte e la terra per fare una specie di mal, tipo cemento, per sporcare il topolino. Ah, così non si accorge. Così non si accorge. Sì. Oh no! Ah, oh, no! Ci hanno preso. Non ho fatto in tempo. Aiuto, abbiamo ricominciato, ma già ci state seguendo. È molto più difficile di Scary Teacher questo. Provo ad uscire fuori, magari riesco a farlo fuori e poi rientro. Sì, bravo. Abbiamo capito come dobbiamo fare. Dobbiamo prima lanciare il pupazzo del topo e poi lanciare la ciotola. Così mettiamo sopra tutto quell'impasto che abbiamo fatto. Così non si riconosce. Così, eccolo, riusciamo a mimetizzarlo nella torta. Ci siamo riusciti. Infatti, vedete, è diventato marroncino. Dice che dobbiamo trovare qualcosa per tagliare la torta. E poi ce l'abbiamo fatta. Oh, ecco il coltello! Sì! Preso? Andiamo a tagliare la torta? Sì! Ce l'abbiamo quasi fatta! Ok, metti. Mettiamo il topolino. Ok, possiamo scappare! Scappare! Scappa! Via! Ecco, vediamo! Out of the way, boy. Here you go, love. Begli sta. Gli ha tirato il tacco in faccia. No, vabbè. Bellissimo questo scherzo. Questa era davvero bella. Lasciate un mi piace se volete che continuiamo con gli scherzi Scary Robert. Qual è stato il tuo gioco preferito? Questo secondo me è stato troppo divertente. È vero, davvero. È super divertente fare gli scherzi. Per me il primo, perché mi faceva ridere la finta Scary Teacher. È vero. Come si metteva a dormire nella tua letto. Invece il vostro preferito qual è? Fatecelo sapere nei commenti. E ora andate a vedere gli altri episodi gameplay oppure i nostri altri video. Cliccate in una di queste caselline e buona visione. Ciao, ciao!